Buon pomeriggio a tutti. Eccoci arrivati al secondo video della serie Le letturine. Il libro che io e Giada abbiamo scelto per questo mese è Le figlie di Anna di Marianne Fredriksson. Inizio con dire che questo libro, come era successo per La donna abitata, è un libro che mi è piaciuto moltissimo ed è un libro che esplora lo spazio del femminino, del femminile. È un libro scritto da una donna per le donne ed è una grande saga familiare. Riunisce infatti nelle sue pagine le storie di tre grandi protagoniste che sono Anna con l'H, Joanna e Anna senza H, che sono rispettivamente nonna, figlia e nipote. Le figlie di Anna parla un po' di tutte le donne, perché racconta una storia di oppressione, una storia di silenzio, di mistero, di sopportazione, ma anche di ribellione e di una sorta di tentativo di affermazione del proprio genere e della propria personalità. Queste tre protagoniste, infatti, seppure in epoche ben diverse, si trovano a dover fare i conti con una società costruita su modelli prettamente maschili. Quindi non cambia che la storia sia ambientata, come per Hannah, in un villaggio rurale, nella campagna, al confine tra la Norvegia e la Scandinavia, se non sbaglio. No, Svezia e Norvegia, scusate. Quindi non cambia che sia ambientata in un piccolo villaggio di campagna oppure in una grande città o in una piccola città, cioè come succede per Joanna in una città e per Hannah in una città più grande. I problemi che queste tre donne si trovano ad affrontare sono pressoché sempre gli stessi, ovvero il combattere contro un mondo scolpito e formato a misura di uomo maschio, e si trovano ad avere a che fare sempre con uomini in qualche modo padroni, ma al contempo deboli, che non le soddisfano non solo fisicamente, ma anche spiritualmente, che non le capiscono, uomini che le tradiscono, uomini che le additano come sgualdrine, uomini che ricercano in altre donne quello che non trovano in loro. Quindi c'è questa dualità, secondo me, di questa società maschile, una società appunto molto forte, molto maschilista, ma al contempo una società che sforna uomini deboli. Quindi queste donne si trovano a dover fare i conti con questa società e reagiscono in maniera molto diversa tra di loro, ma compiendo in qualche modo sempre le stesse scelte e in un continuo ripetersi e tentativo di migliorarsi. Chi scrive questo libro, infatti, in qualche modo è Anna, la più vicina a noi per periodo storico, e Anna, per cercare di mettere in qualche modo ordine nella sua vita, si ritrova, anche perché lei fa la scrittrice, la giornalista, si ritrova a ripercorrere le orme prima di sua madre Joanna e poi di sua nonna Hannah, e analizzando i loro percorsi, i loro errori, le loro storie con i loro mariti, con i loro figli, cerca di analizzare appunto il suo di percorso e si spinge in qualche modo a risolvere alcune questioni irrisolte dentro di sé. Come è successo, mi sembra di aver capito, anche per Giada, questo libro è un libro un po' difficile da digerire, nel senso che è un libro che penso possa riportare un po' tutte le donne che lo leggono a farsi delle domande sui propri conflitti risolti o irrisolti con le nostre antenate. Quante di noi non hanno mai avuto screzi con la propria madre? Quante di noi si possono ritrovare nei passi delle proprie nonne o delle proprie bisnonne? Ecco, questo è un libro un po' così, un libro che ci fa pensare alle nostre radici e che ci fa porre delle domande in qualche modo su chi siamo, da dove, le classiche domande esistenziali, chi siamo, da dove veniamo, perché io sono in questo modo. Quindi l'ho trovato un libro molto interessante anche da questo punto di vista, perché mentre Anna ripercorre le proprie origini, ripercorre la storia di Anna e di Joanna, mette anche a fuoco i punti
i punti importanti della propria vita, e questo penso che possa succedere a qualunque donna. Ad un certo punto ho pensato che questo fosse un libro, come dicevo all'inizio, scritto da una donna per delle donne. Mi sono ritrovata a pensare, dato che spesso ho una visione molto cinica non solo del mondo in generale, ma soprattutto del mondo maschile, ho detto: un uomo non potrà mai leggere questo libro senza pensare, scusatemi il termine volgare, ma penso che renda bene l'idea, senza pensare che questo libro non sia altro che, vi dico anche quante pagine, 370-380 pagine di seghe mentali da donne. Però poi mi sono detta, in realtà non è proprio del tutto vero, nel senso che è ovvio che questo è un libro che parla più alle donne che agli uomini, ma penso anche che possa essere un bel libro da far leggere al proprio compagno per farlo rendere conto in qualche modo di quello, non di quello che passa nella mente delle donne, perché questo non è esatto, non è di certo un libro di psicologia, è un romanzo. Però spesso gli uomini non capiscono il legame che c'è esistente. Io penso che siano in realtà molto poche le donne che non lo sentono, questo legame con la propria madre, con la propria nonna, insomma questo legame intergenerazionale. Io non mi è mai capitato di incontrare un uomo che sentisse forte questo legame con i maschi della propria famiglia. Ci sono altri tipi di legame, ma non... correggetemi se sbaglio, magari a voi è capitato, e trovo che sia una cosa effettivamente complicata, che crea dei problemi, che crea a volte degli attriti, ma trovo anche che sia una sorta di legame atavico molto, molto bello e molto forte, quello che c'è tra le donne di una stessa famiglia, intendo. Quindi sarei felice di sapere se a qualche uomo è mai capitato. A me personalmente capita con le donne della mia famiglia, non solo madre e nonna, ma anche zia, la zia che nomino spesso e che spero vedrà in fondo questo libro, perché questo titolo mi è stato suggerito, anzi questo libro è suo e me l'ha prestato lei. Quindi insomma, potrebbe essere un ottimo punto di partenza per cercare di far capire ai vostri uomini perché in fondo noi siamo così legate alle donne della nostra famiglia, cosa che loro spesso non capiscono e pensano che sia una cosa estremamente magari sentimentale, un po' da telenovela. In realtà no, penso che sia una cosa che le donne hanno nel sangue. Quindi, per riassumere brevemente, perché ho già parlato a macchinetta per un'ora, questo libro mi è piaciuto davvero molto. Lo consiglio a tutte le donne. È un libro che secondo me tutte le donne dovrebbero leggere. Adesso no, oddio, non è che siete obbligate, però è un libro che secondo me mette bene a fuoco i legami che esistono tra le donne consanguine, e secondo me offre anche degli ottimi spunti di riflessione, non solo teorici nell'iperuranio, insomma, ma anche per riflettere sulle nostre di relazioni. Quindi basta, io ve lo consiglio, sono molto contenta di averlo letto e direi che ho detto anche fin troppo. Vi lascio il link del video di Giada da qualche parte, qui, insomma, dove capita, e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ciao!